Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi, come voi, sono qua anche io. Porca di qua, porca, che sto aspettando che torni la modalità parco giochi in Fortnite. L'abbiamo vista ragazzi un paio di giorni fa, così con una morsicata per una ventina di minuti e purtroppo poi non si è più fatta vedere. Nonostante i grandissimi sforzi di Epic Games per garantire questa modalità a tutti i giocatori, purtroppo ci sono ancora delle cose che non vanno probabilmente bene. Ma abbiamo un po' di novità, ragazzi. Anche questa mattina alle 5:50 hanno twittato delle news. Andiamo un attimo, ragazzi, a vedere nel dettaglio che cosa è successo con questa modalità. Qua siamo al 27 giugno, ragazzi, alle 3 di pomeriggio, dove viene detto: We are aware of long chaos time, bla bla bla. Noi ci siamo resi conto che ci sono un sacco di code di attesa per la modalità parco giochi, la modalità tempo limitato parco giochi. Stiamo facendo degli update in modo da poter sistemare. Vi daremo più informazioni nella pagina internet status.epicgames.com. Già qui, ragazzi, dopo 20 minuti avevano già i problemi con la modalità parco giochi. Ci tengono comunque sempre 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 aggiornati. Vanno, no, non mi va lo slide. Perché non mi va lo slide? Perché non mi slidi? Perché non mi slidi? Mi stava per fare uno slide. Un secondo, scusate solo. Ho capito qual era il problema. Ho capito qual è il problema. Aspetta un momento. Eccoci qua, andiamo avanti, chiedo scudo. Andiamo avanti, ragazzi, alle 4:49, quindi un'ora e un quarto dopo aver twittato quel primo messaggio, loro ci dicono, sempre ovviamente sono tweet presi dalla pagina ufficiale di Fortnite, il parco giochi è chiuso per manutenzione. Quindi da lì dicono: Bram, mi dispiace, tutti fuori, perché qua il casino è ben più grande di quello che stiamo pensando. Stiamo investigando per alcuni problemi che ci sono nel matchmaking. E come sempre ci ricordano, se guardiamo lì, la pagina status.epicgames.com. Quindi qua siamo sempre al 27 giugno, quindi 2 giorni fa, ragazzi. Proseguiamo, proseguiamo. Dopo 3 ore e mezza, dicono il. Poi ci sono stati problemi il 27, quindi il 27, dopo che è crashato il parco giochi, ha cominciato a crashare tutto Fortnite. Questo non ci succedeva da marzo, non so se ve lo ricordate, i grandi crash di marzo di Fortnite, dove te l'ho già detto. Tu aprivi Fortnite e ti già ora di attesa, un'ora e un quarto. Dici: mica, ma dai, cosa, io fra un'ora e un quarto magari non ho più voglia di giocare? No, dovevi aspettare. Qua ci dicono alle 7:42 del 27 giugno è tornato il matchmaking. Festa grande, veramente, fuochi d'artificio, perché sono riusciti a rimettere sui server per il matchmaking. E comunque stiamo continuando a lavorare per voi e per sistemare il parco giochi, per riabilitare la modalità a tempo limitato. Ci tengono a sottolineare che il parco giochi è a tempo limitato. Quindi, ragazzi, purtroppo, per tutti quelli che speravano, me compreso, che rimanesse fissa, no, mi dispiace, è solo per un breve periodo, se riescono a farla gestire, perché sennò ce lo siamo visto 20 minuti e non ce lo vediamo più. Grazie, dicono, per la vostra pazienza mentre noi cerchiamo di risolvere questi problemi. Quindi questo è il terzo tweet del 27 giugno. Si prosegue, passiamo. Qua siamo sempre al 27 giugno, mi dispiace, non avevo visto bene. E dicono: noi sappiamo che sono disperati anche loro, sono lì che corrono a destra e a sinistra, non riescono a fare niente, mentre vengono inondati intanto di email dove la gente dice: allora, ma me lo fai così per 2 mesi, sono qua che lo sto aspettando 20 minuti e lo butti giù. Noi sappiamo che volete che ritorni il parco giochi, ma purtroppo dovrà continuare a rimanere chiuso per tutta la notte e noi continueremo comunque a lavorare per voi. Quindi qua la notte tra il 27 e il 28 loro continuano a dire: mi dispiace,
tutto chiuso, ragazzi, e ci danno dei dettagli anche su Reddit, old.reddit.com/r/fortnitebr, perché loro hanno su Reddit sia la pagina di Save the World sia la pagina di Battle Royale. Andiamo, ragazzi, al 28 giugno alle 7:50 del mattino, hanno gli occhi bordeaux e ci dicono: ehi, abbiamo delle novità per il nostro servizio di matchmaking, per cercare di ridare a tutti la possibilità di giocare al playground. Stiamo facendo dei test, dicono, per questa stamattina hanno twittato, stiamo facendo dei test per vedere dei cambiamenti, ma abbiamo abbastanza paura che possa, cioè ieri mattina, scusate, ma abbiamo abbastanza, ieri sera, scusate, ma abbiamo abbastanza paura che possa tornare domani. Infatti, ragazzi, ieri sera hanno twittato alle 7:50 di sera, un quarto d'ora, 20 minuti dopo che abbiamo iniziato la live, che probabilmente alla peggio sarebbe uscito oggi. Quindi loro dicevano domani, oggi. Molti invece in chat dicevano: guardate che è sicuro che esce stasera. Guardate, io ve l'avevo detto, ragazzi, secondo me c'hanno ancora un bel po' di problemi, perché questi non possono rimettere sul parco giochi che gli crasha dopo un quarto d'ora, nel senso, devono fare un bel upgrade ai server, probabilmente stanno pagando dei nuovi server in modo che diano sostegno a tutto il traffico di dati. Abbiamo l'ultimo tweet, ragazzi, che invece questo è di questa mattina, è delle 5:50 di questa mattina, dove loro continuano a dire: noi stiamo continuando a fare delle prove di test per potervi dare il playground, però non dicono che arriverà domani. Quindi in realtà probabilmente loro hanno già i server a posto adesso, però non si stanno fidando a rilasciare la modalità finché non faranno delle prove, diciamo, un pochettino più importanti come traffico dati sui loro server. Quindi, ragazzi, io credo che, secondo me, oggi arriva il playground, ragazzi, oggi dovrebbe arrivare, ragazzi. Loro ci sono, siamo arrivati, praticamente sono due giorni che stanno fissando problemi. Mi auguro che, sai, quando è successo un mese e mezzo fa che sono stati giù i server per 6 ore, questi ci sono perché avevano paura che l'utenza la perdevano, ci ha regalato delle cose. Speriamo che sia così anche per il parco giochi. Però, ragazzi, intanto mentre noi aspettiamo il parco giochi, c'è una roba che volevo farvi vedere, raga. Sono state svelate due nuove armi che troveremo con probabilmente forse una arriva alla chiusura della season 5, ma non credo, mi sembra un po' strano. Di certo le vedremo nelle primissime, scusatemi, la chiusura della season 4, di certo le vedremo nelle primissime settimane della season 5. Sei pronto? Super like per il video, raga, per le nuove armi, mi raccomando, non ve lo dimenticate. Sala Kabula, guardala qua. Questa, ragazzi, è stata trovata nei file di gioco che abbiamo scaricato con l'update dell'altro giorno. Questa, ragazzi, è palesemente una P90. Sarebbe un fucile a ripetizione, in poche parole, molto più veloce della R, perché la P90 ti spara una fucile, cioè un caricatore da circa 35-36 colpi, ma li spara con una velocità veramente mostruosa. L'abbiamo già vista in molti videogiochi di sparatutto, c'era in Battlefield, c'era in COD, c'era in altri giochi, forse mi sa che c'era anche in, come si chiama, in Rainbow Six, ma non ci metterei la mano sul cuoco. Questa, ragazzi, è la nuova P90 che dovrebbe essere rilasciata, come sempre, in versione epica e leggendaria. E non è l'unica, ragazzi, e non è l'unica. E quella che sta per arrivare è sempre stata una delle mie armi preferite nei videogiochi. Dove la potevo trovare, raga? Guardala qua, Sguadoon! No, non arriva. Perché non arriva?
Eccola qua, ragazzi, guardalo, porca. Allora, questo ufficialmente si chiamerebbe Drum Gun e noi tutti la conosciamo in realtà come Thompson. C'era anche il Rules of Survival quando giocavamo a novembre e io godevo quando la trovavo. C'era anche, no, in Battleground non c'era il Thompson. Questo, ragazzi, è un fucile che va molto a richiamare gli anni 30, ragazzi. Il Thompson è stato reso famoso ovviamente perché l'hanno chiamata Drum Gun, perché ha un tamburo dove tiene tutti i proiettili. Come vedete, ragazzi, lì sotto quel coso a forma di cerchio è un tamburo. Se non ricordo male, il Thompson teneva dagli 80 ai 100 proiettili, ragazzi. Quindi tu lo prendevi e cominciavi una figata incredibile, ragazzi. Ci sta benissimo, ovviamente, con le nuove skin dell'investigatore e del gangster che stanno per arrivare, che non vedo l'ora arrivino. Me le scioppo. Le scioppo di brutto, quelle le voglio troppo. Le voglio troppo. E questa è la seconda arma che è stata trovata nei file di gioco. Sono veramente gasato come la sprite appena aperta. Beh, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando, un bel pollicione in su, non ve lo dimenticate. Iscrivetevi in tantissimi al canale e noi ci vediamo qui in live. Ciao!